Il dato più emergente per quanto riguarda l'attività di contrasto all'evasione fiscale del 2012 sono i risultati di primissimo piano che portano la Regione Abruzzo nella parte alta della media nazionale. Abbiamo accertato, come potete vedere, un'evasione fiscale molto alta, un trend in crescita rispetto all'anno precedente, ma la particolarità soprattutto è che abbiamo scoperto ancora esserci nel nostro territorio tanti evasori totali, persone completamente sconosciute al fisco, oltre che una crescita percentuale molto alta di lavoratori in nero. Delle quattro province la maglia nera è chi va? Ma adesso non si tratta di buoni e cattivi, diciamo che è un po' spalmato su tutto il territorio regionale la criticità dei vari fenomeni. È ovvio che l'Aquila, lo sapete meglio di me, in questo momento sta vivendo una realtà economica molto particolare, quindi diciamo è un po' indietro rispetto alle altre realtà economiche. Pescara abbiamo accertato, abbiamo fatto dei servizi molto particolari, alzando un pochino il tiro rispetto al passato, e abbiamo accertato la presenza, abbiamo individuato persone che dichiaravano al fisco pochissime migliaia di euro e in realtà conducevano un tenore di vita elevatissimo. Con macchine costosissime, con realtà economiche anche all'estero, con capitali costituiti all'estero. Quindi diciamo, ecco, la realtà pescarese è una realtà che va monitorata molto attentamente. Il controllo del territorio, generale, voi avete firmato dei protocolli d'intesa per reati tributari, chiaramente, però qua interessa il territorio, il controllo, cioè gli uomini e i mezzi per cercare di scacciare chi depreda la città. Lo potete fare? Beh sì, devo dire noi esercitiamo un'attività di controllo economico del territorio, come lo definiamo noi, abbastanza attento e abbastanza spalmato sull'intero territorio. A 360 gradi abbiamo pattuglie che effettuano servizi di contrasto all'attività anche al contrabbando, che lungo la dorsale adriatica è molto frequente. Contrabbando sia di tabacchi lavorati esteri, sia di stupefacenti, oltre che sul nostro territorio. Lei prima faceva cenno ai protocolli d'intesa. Protocolli d'intesa che sono stati stipulati in un'ottica diversa rispetto al 2012, perché a differenza del 2012, dove l'attività principale era quella di contrasto all'evasione fiscale, e meno si guardava al controllo della spesa pubblica, invece si è voluto alzare il tiro quest'anno, dando diciamo una sorta di paritetica condizione con il controllo della spesa pubblica, perché parliamoci chiaro, oggi nessuno può più vedere questi sprechi che ci sono della cosa pubblica, del denaro pubblico, e quindi è giusto che si controlli maggiormente questo e che gli stessi enti locali, l'università stessa, chiunque esso sia, possa fronteggiare questo fenomeno evasivo molto, molto evidente e molto alto. All'Aquila, ricostruzione, infiltrazioni mafiose, c'è un reale pericolo? Ma il pericolo c'è sempre, diciamo che fino a oggi è un pericolo che è stato un pochino, non è stato un reale pericolo, anche perché il muro, se mi passate il termine, che le forze di polizia sotto l'egida della magistratura hanno alzato su questa realtà è veramente forte. È ovvio che dove ci sono soldi c'è l'appetito anche dei vari clan, della criminalità organizzata, però ripeto, qualche segnale c'è stato, è stato fronteggiato, è stato respinto, e la guardia la teniamo sempre costantemente molto alta.